Ci dice Roland Barthes, un filosofo sociologo francese che non ha bisogno di presentazioni, che tutto quello che sappiamo su Roma l'abbiamo imparato a Hollywood. E per Hollywood intendiamo ovviamente il mondo variegatissimo dei fenomeni pop. La forza di Hollywood cinematografica ha riscritto tutta la storia greco-romana, dal Gladiatore passando per Troy o per gli ultimi film che sono usciti su tutta la mitologia omerica. E i due segni che distinguono non soltanto l'identità, quindi l'essere romani, ma anche la moralità di questi personaggi sono molto banali, molto semplici, molto pop, eppure così identificativi da riunire un pubblico contemporaneo globale. I riccioli, tutti i protagonisti per essere romani devono avere quella capigliatura, e il romano è lui, è Marlon Brando con i riccioli sulla fronte. E il secondo dettaglio è il sudore, la fatica morale, la fatica del pensiero, della retorica, del discorso è simboleggiata nel mondo hollywoodiano dal sudore che copiosamente copre il volto di tutti gli attori del film. Questo per dire che davvero si ha molto da discutere sul mondo classico, riversandolo con i problemi, i desideri, le aspettative del presente. E questo faremo in queste tre giornate di Ortezzano. Abbiamo scelto ovviamente il simbolo del campanile che definisce questo splendido borgo, e attraverso la leggenda della storia greco-romana che proveremo a strutturare il programma. Un programma che si compone, dicevo, di tre giornate, con una rassegna dedicata alle serie TV. Avremo delle serate dedicate al Philo Show, che è il nostro format principale, cioè la filosofia che si fa spettacolo. Ci sarà anche, e questa è un'altra notizia di oggi, un processo alla storia, un processo ad un personaggio storico, in particolare un processo a Giulio Cesare. Il processo a Giulio Cesare apre scenari che riguardano non soltanto la politica, non soltanto la filosofia, ma anche il diritto, quindi sarà un processo, una cesareide, come amiamo definirla, in collaborazione con l'Unione Camere Penali Italiane, che verranno effettivamente a giudicare la storia e a mettere in ordine le prove, gli indizi e le perorazioni per poi decretare il vincitore di questo processo per il tirannicidio. Siamo convinti, insomma, che attraverso lo strumento della pop-sofia qualcosa che sembra molto lontano nel tempo diventi contemporaneo. Vi aspettiamo quindi il 31 luglio nel centro storico di Ortezzano.